Buonasera a tutti, ciao carissimi amici, bentornati, bentrovati a questa seconda parte del nostro argomento riguardante il teatro italiano teatro d'opera italiano del Settecento e come vi ho già detto, ecco la seconda parte in quanto abbiamo già iniziato il nostro percorso. Parlando ecco, dell'Arcadia, parlando anche cominciando anche a inserire alcuni di quelli che sono stati i personaggi più rappresentativi di questa epoca così innovativa. Abbiamo parlato non solo di personaggi, ma abbiamo introdotto la figura del cantante. E della sua formazione e di come da questa partisse poi, grazie alla presenza e alla cura soprattutto del maestro, prendesse chiaramente il volo la propria carriera. E ci siamo lasciati, abbiamo interrotto il nostro discorso parlando ecco, dei vari frutti di queste associazioni culturali, dei quali la più importante appunto è stata l'Arcadia. Abbiamo parlato, diciamo, di quei letterati arcadici di cui chiaramente ho parlato nella scorsa puntata, che hanno preparato la strada con il loro lavoro, con le loro interazioni con il mondo culturale europeo hanno preparato la strada al librettista che si può considerare, e partiamo da qui, ecco, con la nostra puntata, diciamo, il poeta italiano che possiamo considerare il più famoso nel periodo che va dal Tasso al Leopardi. Sto parlando precisamente di Pietro Metastasio. Più di ogni altro, inizio subito per non perdere tempo, anche perché abbiamo degli ascolti che dobbiamo anche commentare. E prima di cominciare, anzi, ne approfitto per invitare chi volesse domani sera, sempre qui in diretta sulla mia pagina ufficiale, alle ore 21. A collegarsi appunto all'evento in diretta che verrà fuori pochi minuti prima per vedere insieme proiettato qui il film Farinelli Voce Regina. Ho pubblicato sulla mia pagina il post che pubblicizzava questo evento, in quanto vedere questo film può in qualche modo integrare gli argomenti che abbiamo già iniziato a trattare, ma che toccheremo in particolare questa sera, poiché parleremo proprio di Farinelli. Quindi lo ripeterò anche alla fine della puntata, ma per chi fosse già collegato, domani sera alle ore 21, collegati sulla mia pagina per la visione del film. Parlavamo di Metastasio. Più di ogni altro letterato, Metastasio progettò i suoi 27 drammi per musica in maniera estremamente funzionale alle esigenze dell'espressione musicale, pur mantenendo in essi uno stile poetico letterario di altissimo livello, perfezionando e stilizzando al massimo la struttura formale dell'opera in obbedienza alle istanze arcadiche. Per questo motivo, i suoi drammi acquistarono valore di modello esemplare che praticamente ogni librettista ebbe a seguire per un intero secolo circa. Va tenuto presente che l'ascesa di Metastasio librettista coincise con l'affermazione di una nuova generazione di cantanti che avevano raggiunto un altissimo livello di abilità esecutiva, nettamente superiore a quello della generazione precedente, e che determinarono una più complessa e ampia articolazione delle arie,
ora marcatamente contrapposte al momento del recitativo. Le improvvisazioni e i lunghi vocalizzi, che in precedenza erano stati per lo più relegati alle cadenze, tendevano sempre più a diventare parte integrante dell'aria. Formatosi a Roma, nella scuola di uno dei fondatori dell'Arcadia, ossia Gian Vincenzo Gravina, il quale gli grecizzò il nome di Trapassi, dal 1719 al 1730 Metastasio fu attivo soprattutto a Napoli, con brevi viaggi a Venezia e a Roma. Decisivo fu il suo incontro con la nuova generazione di musicisti napoletani, proprio allora emergere sulle scene nazionali e internazionali. Nell'atmosfera musicalissima della capitale partenopea, egli dapprima poetò per occasioni nuziali. Scrisse infatti tre azioni teatrali musicate da Nicola Porpora e da Domenico Sarro, e i suoi primi drammi seri furono invece quasi tutti musicati da Leonardo Vinci. Con alcuni cantanti più in vista del tempo, Metastasio strinse anche rapporti di fraterna amicizia, in particolare con Marianna Bulgarelli Benti, per la quale scrisse espressamente il suo primo dramma serio musicato da Sarro, ossia Didone abbandonata, e qui arriviamo al nostro personaggio, con l'evirato Carlo Broschi Farinelli. Senza dubbio il più acclamato cantante virtuoso del secolo. Profonda stima e affetto sincero legarono Metastasio a Farinelli, con il quale mantenne una fitta corrispondenza per lunghi anni. Dal contatto diretto con la prassi, diciamo, del teatro musicale, Metastasio imparò a rispettarne le consuetudini e a soddisfare i gusti del pubblico. Nel 1730 fu chiamato a Vienna a coprire l'incarico di poeta della corte imperiale, incarico che mantenne fino alla morte e che gli permise di vivere in agiatezza e tranquillità, pur mantenendo intensi contatti epistolari con cantanti, librettisti e altre persone legate al mondo dello spettacolo operistico. Abbiamo parlato di Farinelli, Metastasio, prima andiamo per ordine, Metastasio ebbe onori e prestigio senza pari in vita e una eccezionale fortuna europea, anche postuma. Il suo Artaserse, per esempio, fu musicato tra il 1730 e il 1795 da almeno 81 compositori. Voglio introdurre questa la figura di Metastasio e quella di Farinelli facendovi sentire già un primo estratto appunto dell'Artaserse, dall'Artaserse di libretto di Metastasio e musica di Vinci, che vi ho appena nominato, interpretati tra virgolette da Farinelli. Ovviamente non abbiamo incisioni del vero Farinelli, ma abbiamo un piccolo estratto che può essere un piccolo assaggio già del film che vedremo insieme domani sera, che però diciamo inquadra e ci fa gustare per circa 3 minuti, per circa 4 anzi minuti, un'aria tratta appunto dall'Artaserse intitolata Son qual nave agitata, per inquadrare le abilità di Farinelli che andremo a sviluppare a breve e per far diciamo cominciare già a inserirci nel clima che si creava nei teatri al cospetto di virtuosi del calibro del Farinelli. Ripeto, rimane un piccolo assaggio perché poi il film, la storia
di Farinelli, calata diciamo in tutto il procedimento storico che ho già iniziato a inquadrare dalla scorsa settimana, lo vedremo insieme nel film. Ripeto, per chi si fosse collegato adesso o da poco, che domani sera alle ore 21, sempre qui sulla mia pagina ufficiale nella diretta, vedremo proprio insieme, proiettato in diretta appunto, il film Farinelli. Ascoltiamo quindi un primo estratto, sentiremo un Farinelli reinterpretato ovviamente, però molto bene, molto ligio, molto veritiero di quella che doveva essere lo spettacolo garantito da questo grande artista, tratto appunto dal film Farinelli. Allora, un attimo che apro, accendo le casse. Allora, son qual nave che agitata, tratto dall'Artaserse, cantata da, chiaramente, attore Farinelli. Avete sentito dunque questa,
questo assaggio di quello che doveva essere il Farinelli. Quindi avete sentito come la bravura anche dell'artista si era ormai, aveva raggiunto dei livelli eccelsi, e avete sentito come dalle parole del cantante che l'interpretazione sia dell'attore che del canto, ovviamente del cantante vero e proprio, siano vicinissimi alla realtà di quello, appunto, perché sul Farinelli abbiamo più che altro delle testimonianze di chi lo sentì cantare, testimonianze scritte ovviamente, di cui parleremo più avanti. Spero di avervi incuriosito, ripeto, lo ripeterò più volte, domani sera alle ore 21 in diretta qui sulla mia pagina vedremo insieme il film di cui questo breve video è un piccolo estratto, per compensare un po', per rendere più carne quello di cui oramai dalla scorsa settimana stiamo parlando. Troverete la diretta come al solito, basterà accedere e vedremo insieme il film. Andiamo avanti. Quindi, nella vasta schiera di compositori che hanno messo in musica, come avete visto anche in questo esempio, i drammi per musica seri del Metastasio, compare prima di tutti il nome di Johann Adolf Hasse, che occupa un posto di primo piano. Autore questo di più di 70 opere teatrali, Hasse appartiene alla prima generazione di musicisti che ebbero la loro formazione a Napoli, esercitando poi enorme influenza sull'intera Europa musicale. Nato a Bergedorf, presso Amburgo, Hasse può essere considerato come il più italianizzato dei compositori tedeschi del Settecento. Per i legami prolungati che egli avviò come allievo a Napoli dal 1722 al 1730 di Alessandro Scarlatti e Nicola Porpora, e che coltivò in seguito dopo il matrimonio con Faustina Bordoni, e celebre virtuosa veneziana di canto. Egli soggiornò ripetutamente e a lungo in Italia dall'inizio alla fine della sua carriera, incanalando le proprie energie creative in massima parte verso l'opera seria. Fu a Napoli che Hasse ebbe occasione di conoscere Metastasio, il quale avrebbe dato un orientamento determinante alla sua produzione operistica, appartenente appunto per la maggior parte al genere serio. In seguito, dopo aver ottenuto l'incarico di maestro di cappella alla corte di Dresda, mantenne sempre stretti contatti con Venezia, dove morì poi, e con la corte imperiale di Vienna, dove Metastasio si stabilì, diciamo, dal 1730 fino alla morte. Tra l'italianizzato musicista tedesco e il poeta Cesareo si andò stringendo un perfetto sodalizio artistico e personale. Hasse si considerava discepolo di Metastasio e, durante tutta la sua carriera di operista di successo, musicò tutti i drammi del poeta del Metastasio, tranne il Temistocle, quasi tutte almeno due volte, alcuni tre o quattro volte, diciamo, sempre con musica diversa. Assieme vennero ritenuti gli esponenti di primo piano e tra i più significativi della tradizione dell'opera seria, da cui ogni giovane operista doveva muovere i primi passi per affermarsi nella propria carriera di successo. Haydn e Mozart, per esempio, stimavano molto Hasse e vedevano in lui un modello da seguire e da imitare. Hasse godette in vita di una fama internazionale quali pochi altri musicisti suoi contemporanei. In Italia venne conosciuto affettuosamente come il caro Sassone, addirittura, e fu venerato per aver portato ad un alto grado di perfezione il linguaggio dell'opera seria. Da lui e da Metastasio insieme, compiutamente e consapevolmente, stilizzato nei tratti stilistici e formali.
Il primo spettacolare successo, come abbiamo visto un estratto audio poco fa, della sua carriera, Hasse lo colse a Venezia nel 1730 con l'Artaserse. Al successo concorsero, un teatro di primo ordine, il San Giovanni Crisostomo, e cantanti virtuosi di primo piano come Francesca Cuzzoni e Farinelli, appunto, di cui abbiamo sentito una specie di incisione. L'opera conobbe per oltre 30 anni una circolazione ampia in diverse versioni musicali in Italia e in tutta Europa. A Londra ottenne strepitosi successi nel 1734, dove venne interpretata più volte proprio da Farinelli, il quale per l'occasione si fece comporre dal fratello Riccardo Broschi, che è il personaggio che avete visto poco fa, che dirigeva l'orchestra, che avete visto nel video, alcune arie di bravura aggiuntive. Sulle eccezionali capacità vocali di Farinelli, nell'esecuzione di una di queste arie, che è proprio quella che vi ho fatto sentire io, Sol qual nave cagitata, abbiamo la testimonianza di uno storico della musica chiamato Charles Barney, tratto appunto dal suo testo Viaggio musicale in Italia. Ve l'ho riportato qui su una specie di PDF. Farinelli, eccolo qua, ecco, giro così la seguiamo insieme. Allora, un attimino che ingrandisco il... Allora, questa è proprio una testimonianza di questo Charles Barney, che era uno storico della musica, e parla così di Farinelli. Tutti coloro che l'ascoltarono o sentirono parlare di lui sanno quale effetto producesse sul pubblico il suo talento straordinario. L'avete sentito effettivamente imitato perfettamente dal cantante e dall'attore nell'audio che abbiamo sentito poc'anzi. Era un'estasi, un rapimento, non so se lo vedete, purtroppo, ecco, forse così riesco. Era un'estasi, un rapimento, un incanto. Nella celebre aria Son qual nave, vedete, composta dal fratello per l'Artaserse del 1734, la prima nota era emessa con tal delicatezza, rafforzata insensibilmente, fino a raggiungere un volume incredibile, magari lo risentiremo adesso per gli amici che si sono connessi dopo, anche per rivedere nel video quello di cui stiamo parlando qui, e poi diminuita nello stesso modo fino a divenire un soffio, che era applaudito per 5 minuti. Egli riprendeva poi il canto con tale vivacità e rapidità di esecuzione che i violinisti di quel tempo duravano fatica a tenergli dietro. Nella sua voce si trovavano riunite la forza, la dolcezza e l'estensione, e nel suo stile la tenerezza, la grazia e l'agilità. Veramente possedeva qualità tali che non si erano mai trovate riunite prima, né lo furono dopo di lui in alcun altro essere umano. Qualità vincenti che hanno saputo soggiogare ogni ascoltatore, il dotto e l'ignorante, l'amico e il nemico. Adesso, per rivedere, perché non pensiate che io scherzi, vi faccio risentire l'aria, appunto, Sol qual nave, che è proprio l'oggetto di tale testimonianza. Vediamo se riusciamo a trovarlo, aspettate, allora... Sol qual nave cagitata, eccola qua, Farinelli ovviamente dall'Artaserse. Abbiate pazienza che la pubblicità ha rovinato il mondo. Ecco, un attimino. Abbiate pazienza. Ecco. Ascoltate, mi raccomando, la nota iniziale.
La nota iniziale è messa con l'emissione di voce dal piano verso il forte e poi al ritorno per la prosecuzione dell'aria. E poi anche è realizzata molto bene anche la difficoltà dell'orchestra di stargli dietro. Vedete come aumenta? L'uomo in questa carrozza lo scopriremo domani vedendolo chi è un titano della musica, l'uomo innamorato di Farinelli, lo scopriremo domani insieme chi è. Bene, andiamo avanti, vi ho svelato anche troppo. Allora, i drammi di Metastasio furono ideati con la precisa consapevolezza che avrebbero trovato la loro realizzazione solo se uniti alla musica e al canto. In una lettera ad una contessa napoletana del 21 febbraio del 1750, egli scrisse addirittura che, la ricordo quindi una breve riga, io non so scrivere cosa abbia ad essere cantata senza, bene o male, immaginarne la musica. Egli stesso fu un musicista colto, sapeva suonare il cembalo e persino compositore dilettante, compose tra l'altro 36 canoni a tre voci stampati a Vienna nel 1782. Ben consapevole della precisa destinazione musicale dei suoi testi, Metastasio si adopera a costruirli secondo un piano drammaturgico accuratamente calibrato e razionalmente predisposto, che pure tiene presenti le esigenze del canto virtuosistico su cui, come detto, si fondava il dramma serio del tempo.
concetti essenziali che sorreggono enfaticamente le vicende dei drammi metastasiani sono le virtù dell'amicizia, della fedeltà e dell'eroismo. Sono essi concetti che prevalgono sui sentimenti amorosi. A livello della struttura drammatica agiscono la celebrazione e l'omaggio del potere assolutista regio. Un re o un principe è arbitro dei destini degli altri personaggi e un suo atto di magnanimità ha funzione risolutiva nel momento culminante della conclusione del dramma. La forza risolutrice non proviene pertanto dall'alto, cioè dall'esterno attraverso il detto di un oracolo o l'apparizione di una divinità, come invece accadeva, se vi ricordate, nella tragedia lirica, ma dall'ambiente stesso dei personaggi mediante un'improvvisa scena di riconoscimento, un atto di grazia, di generosità, di superamento degli egoismi. La vicenda dei drammi, tutta articolata in tre atti, è sviluppata in modo da far convergere tutte le linee d'azione sulla catastrofe finale del terzo atto, che sfiora la tragedia, per poi scomporsi, diciamo, nel lieto fine. Soltanto tre libretti metastasiani hanno il finale tragico. Parliamo della Didone abbandonata, Catone in Utica e Attilio Regolo. L'espediente usato per conferire alla trama forza direzionale è l'indecisione umana, per esempio i conflitti tra amore e dovere, amicizia e patriottismo, eccetera. La virtù è il concetto invece che giustifica e risolve questa indecisione. Numerosi studiosi hanno di recente messo in evidenza la precisa corrispondenza tra le trame dei drammi per musica metastasiani, più di quelli di altri librettisti del tempo, e le situazioni politiche dell'epoca. Per la costante attenzione che pose il poeta sulla glorificazione del potere sovrano e delle virtù regali. Questo era particolarmente importante per assicurare ai suoi drammi una fortunata diffusione ben oltre i confini dell'impero asburgico. La trama dell'Olimpiade, per esempio, che fu uno dei libretti più noti e musicati, contiene i tratti tipici dei drammi metastasiani, tra i quali predomina l'esaltazione dell'amore, della fedeltà e dell'amicizia. La vicenda si svolge in tempi mitici, nella regione immaginaria arcadica dell'Elide, vicino alla città d'Olimpia, ecco perché Olimpiade. La vicenda presenta tratti che la accostano al genere della pastorale 5-600, reinventata però in un ambito regale cortigiano. Licida, figlio abbandonato del re di Creta, dopo aver promesso amore alla pastorella Argene, si innamora di Aristea, figlia del re Clistene. Costei ama ed è riamata da Megacle, il quale è estremamente devoto a Licida, che un tempo gli salvò la vita. Insieme con l'amico Megacle, Licida si reca ai Giochi Olimpici, dove il re Clistene annuncia che il vincitore possiederà Aristea. Licida prega Megacle, molto forte nei giochi agonistici, di gareggiare in sua vece, assumendo il suo nome. Megacle, combattuto fra l'amore e la fedeltà, appunto, decide di conquistare per l'amico Aristea. Egli vince la gara e Aristea deve andare così in sposa a Licida. Ciò provoca la disperazione di Argene e Aristea, nel frattempo, riconosce l'amato, il vincitore Megacle, che deve rivelarle l'inganno. Megacle prega il re di lasciarlo così rientrare in patria. Nel terzo atto Licida crede Megacle morto e in un impeto di disperazione tenta di uccidere il re Clistene
e viene condotto al cospetto di un tribunale di dignitari per essere condannato a morte. Quando tutto sembra precipitare, la vicenda si conclude felicemente. Licida è verbo essere, Filinto, figlio di Clistene, che questi aveva creduto morto. Megacle sposa Aristea e Licida sposa Argene, sotto gli occhi del padre commosso. Vedete la questione del lieto fine di cui ho parlato prima. La strategia drammaturgica seguita da Metastasio permette l'alternarsi di una vasta gamma di stati d'animo diversi e contrastanti. Lo vedremo anche nella vita di Farinelli, questo, che dovrà esserne l'interprete in qualche modo anche di questi drammi. Ripeto, visto che grazie a Dio, grazie a voi, c'è tanta gente che si connette anche se adesso, vi voglio ricordare domani sera alle ore 21, qui sempre sulla mia pagina ufficiale, di collegarvi alla diretta che verrà fuori per vedere insieme il film Farinelli, voce regina. Lo trasmetterò qui in diretta e sarà, diciamo, un appuntamento extra, un po' più piacevole delle mie chiacchiere magari, che andrà a compensare, andrà a rendere un pochino più, come dire, più concreto quello di cui stiamo parlando. Quindi domani sera alle ore 21 sulla mia pagina ufficiale. Dovendo tener conto delle esigenze artistiche e tecniche dei cantanti protagonisti, il poeta accentua al massimo la distinzione funzionale fra recitativo e aria. La sostanza e le fasi dinamiche della trama sono affidate al recitativo, mentre alle arie, sganciate dall'azione scenica, spetta di esprimere vivacemente i principali stati d'animo, passioni, affetti, in cui viene a trovarsi il personaggio, ovviamente, a conclusione di un'azione o una situazione scenica. Merito di Metastasio è l'aver saputo predisporre l'intreccio di ogni sua trama, la trama chiaramente di ogni suo dramma, secondo un piano accuratamente equilibrato e perfettamente armonioso di situazioni affettive. La coerenza drammatica si realizza mediante la calcolata, oculata distribuzione delle arie solistiche e ogni dramma ne contiene da 25 a 30, soltanto diciamo uno o due duetti e un tutti finale tra i personaggi, ovviamente, il cui numero totale è limitato a 6 o 7. Atto per atto mai si susseguono due arie di uguale o di simile colore affettivo e quasi mai si danno allo stesso personaggio due arie consecutive rispetto al medesimo sentimento. La disposizione, diciamo, gerarchica dei cantanti protagonisti determina la distribuzione, appunto, delle arie. Al primo castrato e alla prima donna spettano di norma 5 ciascuno, alle seconde parti 4, al sesto e al settimo cantante soltanto 3. Funzionale rispetto al fenomeno del divismo vocale è anche la collocazione strategica dell'aria a fine scena, subito avanti l'uscita del personaggio che la cantava e che aveva piacere di andarsene tra gli applausi del pubblico. Solo in casi eccezionali l'aria è posta all'inizio della scena. A ciascun'aria è dato il compito di rappresentare in maniera differenziata un'immagine affettiva astratta o una precisa atmosfera sentimentale destinata e capace di colpire e stimolare l'immaginazione del musicista e di suggerirgli un preciso impianto sonoro. L'intento precipuo è di commuovere l'ascoltatore con la forza e la rappresentazione dei più svariati sentimenti o affetti che nel corso del dramma
dilaniano i singoli personaggi. Nelle arie, per esempio, del primo atto dell'Olimpiade, di cui adesso sicuramente ho preparato per voi un ascolto, si succedono alcune immagini e sentimenti poetici, come spero di aver fatto per voi uno specchietto, no, non l'ho fatto, ma ve le dico io. In quest'aria, diciamo, nelle arie del primo atto di cui ho scelto per voi un esempio, si susseguono superba fierezza, per esempio, corso del destriero, idillio pastorale, forza e virtù, affanno e dubbio, amore fedele e costante, il piacere del sonno e la malinconica tenerezza, diciamo, sì, malinconia e tenerezza, potremmo dire, affettuosa. Io qui ho preparato per voi degli ascolti, Farinelli, un altro estratto del Farinelli lo lascio per dopo, tratto appunto dal, no, questo è dell'Artaserse, lo vediamo dopo, dunque, vediamo se ho preparato qualcosa, no, l'Olimpiade, sì, ho solo l'audio purtroppo, l'aria dal primo atto, appunto, l'aria di Megacle, esattamente superbo di me stesso, dove appunto viene rappresentata sia nel testo dal Metastasio sia nella musica, in questo caso il musicista, il compositore è Pergolesi, niente meno che il grande Pergolesi, e appunto tratto dall'Olimpiade, dove il Pergolesi ha cercato di rappresentare appunto questa superba fierezza di cui appunto stiamo parlando, cioè uno dei tanti affetti messi in scena dal Metastasio. Faccio partire immediatamente l'audio, così che possiate avvertirne la grandezza. Come vedete, tratto dall'Olimpiade appunto del Pergolesi, aria di Megacle, superbo di me stesso, chiaramente l'autore del libretto è il Metastasio e la musica è il grande Giovanni Battista Pergolesi. Chiedo scusa, via. Thank you.
era un primo esempio. Avete sentito anche la scrittura, la tessitura musicale come fosse molto brillante, quasi vezzosa in qualche modo, no? Anche a, come dire, cercare di ritrarre al massimo, oltre il testo, chiaramente questa situazione di superbia, di quasi di il pavoneggiarsi, no? Del protagonista in questo caso. Quest'aria era affidata ai tempi ad un castrato. E infatti anche in questo estratto, sebbene non sia castrato, perché poiché diciamo è una pratica non più in uso, quest'aria è stata cantata comunque da un contraltista, da un sopranista, anzi per essere precisa, quindi da un uomo, un uomo quindi con la capacità di cantare in falsetto. Allora i cantanti, avendo quindi una sorta di avendo proprio un intervento chirurgico su di sé, non era un vero e proprio falsetto, ma era proprio la loro voce, poiché non gli si permetteva proprio di sviluppare, di creare un timbro adulto della voce. Mentre invece oggi alcuni cantanti che diciamo dimostrano di avere queste capacità vengono iniziati alla tecnica del falsetto, che li porta proprio a cantare come cantavano questi grandi artisti del Settecento. Questa era diciamo un'aria da me scelta dall'Olimpiade musicale dal Pergolesi, che rappresentava appunto l'affetto, chiamiamo così, il sentimento della superbia. Ne ho preparata un'altra sempre dall'Olimpiade, appunto, sempre del Pergolesi, giusto per rimanere in tema, ma cambieremo. Qui invece, sempre dall'Olimpiade, l'aria di Aristea, Tu di saper procura. Qui sentiremo invece come rappresentati gli affetti di affanno e dubbio. Magari non la sentiremo tutta, ma l'esposizione sì. Sicuramente l'ascolto, la musica parla meglio di me, quindi meglio ascoltare. E a voi ecco l'aria di Aristea. Sentite anche la musica con questi valori puntati. Quasi zoppicante, affanno e dubbio. Della musica e delle pause, l'affanno. Thank you.
stop, la fermo qui. Vi faccio sentire, la fermo non perché sia meno interessante dopo, ma poiché dopo si tratta di una ripresa. Come ultimo estratto ho scelto però cambiando compositore, diciamo, un terzo esempio degli affetti citati dal Metastasio, ossia il piacere del sonno. In questo caso, sempre parliamo dell'Olimpiade, musicata però dal mio adorato Vivaldi. L'aria si chiama appunto Mentre dormi, amor fomenti, cantata, diciamo affidata al personaggio di Licida. Adesso lo sentiamo, anche qui si tratta, lo conoscerete senz'altro, del famoso cantante sopranista Jarruschi. Ho trovato questa versione e diciamo Vivaldi è sempre Vivaldi, anche se è cantato diciamo dai giovani, diciamo così, magari poco esperti ancora del virtuosismo di allora, poiché non abbiamo la fortuna di avere dei codici ben precisi, soprattutto per quanto riguarda il Vivaldi, ma diciamo qui resi dall'artista in maniera molto appropriata, molto buona. Ecco, vi faccio sentire quindi quest'ultimo estratto dell'Olimpiade che, ripeto, rappresenta il piacere del sonno. Vivaldi, ovviamente.
Potete anche vedere la partitura con l'ensemble. Sentite che meraviglia. Bene, avete sentito il capolavoro del Vivaldi, avete sentito anche non solo la bellezza del testo, l'adeguatezza del testo, ma anche come la musica abbia saputo, l'autore ovviamente, tramite la musica abbia saputo inquadrare alla perfezione il senso, il volere del librettista. Avete sentito la strofa? Quando il cantante si sente in dovere di cantare proprio sottovoce, parlando di zeffiri leggeri, quindi abbassando il tono della voce e cantando in maniera più pura possibile. Vi consiglio di ascoltarlo il Vivaldi e di apprezzarlo per quello che merita. Ne parleremo del Vivaldi tra un po', ovviamente, ma intanto abbiamo avuto un piccolo assaggio di quello che è la semplicità del Vivaldi, sì, la semplicità all'orecchio, ma un mondo complesso di armonia al quale vedremo tra qualche settimana si ispirerà la crème de la crème del Settecento, tra cui il nostro Johann Sebastian Bach. Quindi, oltre a suggerire una precisa atmosfera emozionale,
come abbiamo sentito anche da questi estratti, soprattutto da quello del Vivaldi a cui personalmente tenevo per quanto io adoro il Pergolesi, i versi delle arie metastasiane contengono non raramente vocaboli che sono ricchi di spunti descrittivi atti a sollecitare stilemi, potrei dire, e raffigurazioni musicali illustrative. Per esempio, nella prima strofa dell'aria Per lei fra l'armi, di cui ho preparato anche qui l'estratto musicale, tratta dall'opera Demofonte, si trovano i concetti di armi, sonno, onde, canto e terrore. Dovrei averli riportati io, non mi ricordo dove ce l'ho. No, non è qui. Ve lo riassumo. Ecco, il testo, vi farò sentire però l'audio. Dunque, praticamente, ecco, raffigura, si intitola Per lei fra l'armi dorme il guerriero, per lei fra l'onde canta il nocchiero, per lei la morte, per lei della morte terror non ha. Quindi sentiamo questo estratto, non lo sentiremo tutto ovviamente, ma è importante per capire quello che dico, e poi andiamo avanti per quanto possibile con il nostro discorso. Per lei la morte, per lei la morte, per lei la morte.
Basta, stop, ecco, tanto e poi si ripete la stessa cosa variata. Come avete sentito da questa, da quest'aria, per raffigurare certe immagini descrittive suggerite dal testo poetico che vi ho un po' accennato, il compositore aveva a sua disposizione un ricco frasario di figurazioni ritmiche e melodiche, vocali e strumentali. Per esempio, la tempesta veniva resa con il tremolio degli archi o le sincopi. La guerra da trombe e timpani o ritmi puntati, la caccia dai corni, e le onde, come in questo caso, da un flusso scorrevole e ininterrotto di semicrome, i fulmini anche, per esempio, rapide scale ascendenti e discendenti, vocali o strumentali, oppure ancora le lacrime, raffigurate per esempio con gli arpeggi. O diciamo anche non o e staccati dei violini e così via. Molto ricche di spunti illustrativi e di descrizioni sonore naturalistiche sono le cosiddette arie di similitudine, in cui il personaggio, assorto in qualche pensiero intimo o agitato da una passione, si esprime per metafore, paragonandosi al fiore, alla tortora, alla rondine, a qualche fenomeno della natura, per esempio il vento, un torrente in piena, una saetta, eccetera. E tra le arie di similitudine, particolare fortuna conobbero dal 1720 circa agli ultimi anni del secolo le cosiddette arie di tempesta. Fulcro del testo poetico è la comparizione, chiedo scusa, la comparazione, comincio a essere stanca, comparazione metaforica della tempesta, soprattutto quella marina, con il tormento d'amore e con concetti quali per esempio lo smarrimento, l'indecisione, il terrore, eccetera. Quanto alla componente musicale, questo tipo di aria, che appartiene di diritto alle arie di bravura in genere, è caratterizzata dai, diciamo, dai seguenti elementi che concorrono a definire la vivida e concitata rappresentazione della tempesta, ossia agogica in tempo mosso, metro di quattro quarti, impianto tonale in maggiore, ripetuti e ravvicinati contrasti del tessuto sonoro, ritmi sincopati, linea vocale altamente virtuosistica, abbiamo sentito anche nell'esempio vocale del Farinelli all'inizio, sol qual nave cagitata e s'agita tra l'onde, appunto, con estese fioriture sulle parole chiave. E dal profilo ondeggiante lo sentiremo ancora, magari a chiusura, anche se per chi si vorrà collegare domani sera qui in diretta sulla mia pagina per vedere insieme il film Farinelli che riassume un po' tutto quello di cui stiamo parlando, lo vedrete insomma in diverse scene anche. E dal profilo, appunto, raffigurando le onde, dal profilo ondeggiante di scala, di arpeggio, ampi salti melodici, sfruttamento intensivo dei registri vocali estremi. Come ricorda un grande studioso, quale è stato De Brosses, caratteristica è inoltre la presenza nell'organico strumentale di coppie di strumenti a fiato per ottenere un effetto grandioso e concitato. A volte, nella similitudine della tempesta, segue una seconda parte del testo, che propone un'immagine rasserenata, corredata da metafore quali, per esempio, il porto, la bonaccia, il risplendere di una stella benigna, eccetera. E ciò implica una realizzazione musicale contrastante, di carattere patetico, cantabile, direi anche, nella sezione B dell'aria e dunque strettamente funzionale, come abbiamo visto con il Vivaldi poco fa, allo schema col da capo. Tra le arie di tempesta che godettero
di ampia notorietà internazionale nel Settecento, figura proprio quella che abbiamo ascoltato all'inizio della nostra puntata, ossia Son qual nave cagitata, scritta da Riccardo Broschi per mettere in mostra il virtuosismo vocale del fratello Farinelli e inserita nell'Artaserse di Hasse. E dunque, ve lo faccio riascoltare, visto che adesso abbiamo più che altro, come dire, dato un approfondimento a quello che abbiamo sentito all'inizio. E dopo di quella vi faccio sentire un'altra aria che ebbe pari notorietà, diciamo, che si intitola Vo solcando un mar crudele, tratta però da Artaserse di Vinci, Leonardo Vinci, non da Vinci, ma Vinci. Quale esempio quest'ultima paradigmatico di finezza dell'interpretazione musicale di un testo del Metastasio. Allora, partiamo anzi prima dall'ultima, visto che la prima già l'abbiamo sentita due volte. Dunque, tratto dall'Artaserse di Leonardo Vinci, un attimo, vi faccio sentire, ripeto, dall'Artaserse musicata da Leonardo Vinci, contesto di Metastasio, e Vo solcando un mar crudele, che andremo ad approfondire solo prima di chiudere, dopo l'ascolto. Dunque, Vo solcando un mar crudele, tratta da Artaserse, e qui ho trovato per voi, diciamo, anche l'impianto scenico. Vediamo se riesco a concludere la cosa. C'è la luce. Aspettate. Spegnerò la luce nel frattempo perché c'è troppo riflesso. Un attimo che spengo la luce e arrivo. Ecco, almeno potrete vedere forse meglio il tutto. Ecco, ascoltate le sviolinate, ecco, per modo di dire, degli archi, perché parliamo di onde, di tempesta. Thank you.
ecco, come avete visto, è l'aria di bravura di cui vi parlavo prima, che accompagna l'uscita, un attimino riaccendo la luce, accompagna l'uscita della star, diciamo, in questo caso del castrato. Doveva essere un castrato in origine, ovviamente, il grande Franco Fagioli non è un castrato, ma, come vi ripeto, un sopranista di eccezione. Come avete sentito da quest'aria, prima di concludere con diciamo, gemella aria di successo che ho fatto già sentire all'inizio del nostro incontro per, diciamo, introdurvi nell'argomento di questa sera e per anticiparvi la proiezione del film di domani sera sul Farinelli, e come avete sentito, avete sicuramente notato il carattere imitativo naturalistico, anche se il sottotitolo del testo era in francese, ma un pochino si intuiva, dato, diciamo, alla linea vocale nell'aria di Vinci. Credo di aver messo qui, diciamo, lo schema iniziale, ecco, della partitura, solo della voce, proprio per farvi vedere, vedete, ecco, vo solcando un mar crudele, senza vele e senza sarte. Allora, come vedete, guardate quella grande discesa di crome. L'imitazione della nave di Salberata, che ora si innalza, ora sprofonda, diciamo, è realizzata nel vocalizzo, come vedete, su sarte, eccetera, eccetera, mediante i cambi di tessitura. Vedete, ci sono i salti dalla seconda ottava alla prima, seconda ottava alla prima, eccetera, eccetera, ora alta, ora bassa. Nell'esempio che adesso vi farò vedere, oltre questo, che è tratto dalla stessa aria, vedete, eccolo qua, il sibilo, diciamo, violento del vento è rappresentato dai due trilli, vedete qui, cresce il ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti, eccetera, eccetera, da questi due trilli, e con il movimento, come vedete, ondulante di questo lunghissimo vocalizzo. Potete vedere, ecco, come la musica, come è stato anche prima nel Vivaldi, come avete sentito, è maestra in questo, più del testo. E vanno inoltre ricordate, ma magari apriremo la prossima puntata con l'ascolto di queste due arie, per lo spettacolare intento evocativo del mare in tempesta, le arie di Mozart, per esempio, Fuor del Mar, tratto dall'Idomeneo, e Si spande al sole in faccia dal Re Pastore. Ma magari con queste due arie, apriremo la terza parte di questo viaggio all'insegna, ecco, dell'opera settecentesca di mercoledì prossimo. Ora, per concludere questa puntata, dato che anche questa volta ho superato di mezz'ora l'orario promesso, ma come vedete non sono solo chiacchiere, ma è anche ascolto, perché l'ascolto è necessario per conoscere. E chiudiamo riascoltando, visto che abbiamo parlato della potenza evocativa della musica imitativa soprattutto, e ascoltiamo di nuovo il Son qual nave cagitata di Hasse, tratto dall'Artaserse, musicato da Hasse, tocca vedere se lo trovo, eccolo qui. È seguita da un Farinelli chiaramente cinematografico, ma assolutamente in linea e coerente con la bravura del grande cantante napoletano, di cui, ripeto, vedremo domani sera qui in diretta, per chiunque volesse, vedremo qui in diretta sulla mia pagina ufficiale alle 21 insieme la proiezione del film. In italiano metterò a disposizione chiaramente degli amici di lingua ispanofona e si spera anche in altre lingue, vedrò quello che riesco a ottenere per poterlo vedere in più lingue possibile tutti insieme, e se proprio non riuscirò inserirò magari, ecco, i sottotitoli in inglese per chi volesse vederlo insieme a noi. Sentiamo
la nave, ecco, questa nave agitata, interpretata dal Farinelli, e dopodiché ci saluteremo dandoci l'appuntamento a domani. Hai voglia di E ancora cioccolato? siamo lì, chiedo Hai scusa, uscito? non è possibile. Abbiate pazienza. È scoraggiante accendere il computer e vedere tutte queste sciocchezze inutili. Allora, eccolo qui. Chiaramente, ecco, un attimo devo mettere pausa. Allora, vi ho detto che questo Artaserse è stato musicato da Hasse, ma per mettere in evidenza le bravure, la bravura tecnica del Farinelli, questa fu un'aria, diciamo, inserita in più a quelle già stese dal compositore ufficiale, dal Riccardo Broschi, che fu il fratello del Farinelli. E per appunto, che era compositore a sua volta, per mettere appunto in evidenza le qualità canore del fratello, aggiunta quindi come aria aggiuntiva a quelle estese dal Hasse. Riprendiamo. Vedete il vocalizzo? Vedete, in alto mare e i vocalizzi si alzano verso l'acuto. Vi anticipo che questo signore è Georg Friedrich Händel. Lo scopriremo domani riguardo col suo rapporto col Farinelli. Bene,
Avete visto che nell'ultima parte è comparso un personaggio illustre e si tratta di Handel che, come vedrete dal film, se riuscirete a connettervi domani sera per vederlo tutti insieme e poterlo anche commentare, perché noi in diretta rispondere io stessa alle vostre domande mentre lo vediamo, come se fossimo di nuovo tornati tutti al cinema. E Handel ebbe una grande ammirazione per il Farinelli e viceversa. E dunque mi fermo qui per stasera, non ho potuto ancora finire questo capitolo, definiamolo così, ma mi piace somministrarlo poco per volta, dato che è ricco di nozioni, è ricco anche di presagi, detto chiaramente in senso positivo, di, diciamo di tutto ciò che verrà da qui a poco. Dunque, grazie per l'attenzione, vi do appuntamento, ripeto, a domani sera, sempre in diretta qui sulla mia pagina ufficiale, e potrete, chiaramente attiverò la diretta qualche minutino prima per salutarvi e per presentare la visione del film, per ricollegarmi chiaramente al nostro incontro di questa sera. E per dare una continuità anche all'utilizzo di questi materiali, diciamo in questo caso cinematografici, per sostenere le mie teorie, le mie tesi. E ci vediamo quindi domani sera, ditelo anche ai vostri amici, perché sarebbe bello, dato questo periodo di sopore artistico causato da diversi tipi di realtà, e per poter in qualche modo tornare a teatro, anche se virtualmente e cinematograficamente, ma per godere appieno di quella che è stata la storia della nostra musica e dei personaggi che che ce l'hanno tramandata, che l'hanno popolata, che l'hanno arricchita con il loro genio e con la loro bravura di artisti. E, ripeto, il film chiaramente sarà proiettato in italiano, anche perché il film è di produzione italiana, ma per gli amici di lingua spagnola, vedremo anche se potrò inserire i sottotitoli, sicuramente ci saranno in inglese, per poter essere il più possibile tutti insieme. Grazie e vi aspetto domani sera alle ore 21, per vedere insieme il film Farinelli, voce regina. E prego, ecco, magari di togliere i link che sono stati inseriti adesso nei commenti a questa diretta, perché vorrei inserirli proprio in maniera immediata per non dare possibilità, ecco, di vederlo prima. Il senso è stare tutti insieme, possibilmente, nella visione di questo film. Grazie. Buonanotte, buona riflessione per poter arrivare alla visione del film in maniera preparata e motivata all'ascolto. Buonanotte e grazie a tutti.